Ma per questo alcuni esegeti, io ho già menzionato, è molto anche sì, verosimile che il Signore ha dato il suo corpo a quelli che lui ha detto in questa ultima cena: non vi chiamo più servi ma amici. È molto probabile che il Signore lo ha dato direttamente in bocca. E anche perché ha detto a quello che io intingo e dà e do è il traditore. Per questo, come io posso fare una cosa che è intinta, dare in mano? È impossibile. Deve dare per forza direttamente in bocca. E non dava soltanto a Giuda, ma a tutti per non diffamare per Giuda. Questo è una cosa. L'altra cosa dell'ecumenismo, io sono stato nel sinodo sull'Eucaristia, anche Don Nicola è stato qui, ma non abbiamo ci conosciuto in quel sinodo ancora. E vicino della poltrona nell'aula sinodale era la delegazione ecumenica seduta. Era seduto un vescovo, arcivescovo luterano di Norvegia. E nella pausa io l'ho domandato a lui, a questo arcivescovo luterano: come da voi i fedeli ricevono la cosiddetta ultima cena, come loro dicono? Loro non dicono comunione, ma dico sì, comunione. Lui mi ha risposto: fino a 10 anni fa, nella chiesa luterana di Norvegia, tutti quanti i luterani hanno ricevuto la comunione inginocchiati e in bocca. Ma adesso abbiamo cambiato, e adesso tutti ricevono in piedi e in mano. Io ho detto: ma perché voi avete cambiato questo? E lui mi ha risposto: per influenza dei nostri fratelli cattolici. E l'altro episodio, il cardinale Meissner di Colonia. Io sono stato in un'udienza generale, seduti con i vescovi, un vescovo austriaco mio amico, vescovo ausiliare di Salzburg, Andreas Laun, che è un bravo, buon vescovo. Noi siamo stati seduti insieme, davanti da noi il cardinale Meissner. E questo mio amico vescovo mi presenta al cardinale e dice: Eminenza, parlate tedesco perché questo vescovo ha scritto un libro sul problema della comunione in mano. E il cardinale ha detto: sì, ho letto questo libro, ma sentite, siate attenti che cosa vi adesso dico. Ha detto: recentemente mi ha visitato un vescovo luterano di Finlandia, dice il cardinale, in Colonia. Noi abbiamo un po' scherzato, dice il cardinale, e io, dice il cardinale, l'ho domandato: ma voi luterani di Finlandia, che cosa potete insegnarci noi cattolici? Un po' scherzando, ha detto il cardinale. E lui ha risposto: noi luterani vi possiamo insegnare la comunione in ginocchio e in bocca. Letteralmente mi ha detto il cardinale, nella piazza di San Pietro. Ma senta, restiamo un attimo ancora con lei. L'altro problema che il fedele comune sente è quello del latino. Cioè, delle tre grandi religioni monoteiste, l'ebraismo, l'islamismo e il cristianesimo, l'ebraismo continua a usare l'ebraico come lingua sacra, l'islamismo continua a usare l'arabo come lingua sacra, i cristiani usano le lingue, non usano più il latino, avevano una lingua sacra e vi hanno rinunciato. In tempi di globalizzazione mi sembra un nonsenso.
Ovviamente, spero che non mi dica che così capiscono tutti, proprio perché mia nonna, la ricordo, aveva la terza elementare, capiva perfettamente tutto quello che veniva pregato in latino, perché con la semplice accortezza di spiegarglielo ci voleva niente. E come ho detto oggi a Ferrara, cioè adesso io capisco qualcosa, però in italiano, se vado in Spagna devo affrontare ben tre o quattro lingue diverse, dal catalano al castigliano al basco, a seconda di come mi sposto. Per cui speriamo, va bene, che non venga fuori l'uso dei dialetti, perché altrimenti diventiamo matti. Quindi proprio nel momento di globalizzazione in cui tutti, se non parlano inglese, non possono neanche uscire di casa, cioè mi sembra che questa aver rinunciata a una lingua internazionale, una lingua latina, sia piuttosto alla latina, una lingua sacra addirittura, sia piuttosto controproducente. Però vedo che ci sono delle resistenze ancora ad accettare questo discorso del latino. Cioè, perché no? Perché i cattolici non devono avere una lingua loro? Mi sembra la resistenza a una lingua sacra viene nel fondo di una resistenza al mistero stesso. Perché c'è una lingua sacra, esprime che c'è qualcosa di mistero, e Dio è mistero. Non possiamo fare Dio, resta un mistero, ineffabile. La parola ineffabile significa non si può esprimere in parole. E questo aspetto del nostro culto deve rimanere anche l'aspetto del mistero, di una cosa che è nascosta, un velo che copre. È essenziale, perché per questo in questo caso la lingua latina era questo velo che copriva con riverenza il mistero ineffabile di Dio, come gli orientali bizantini hanno l'iconostasis, che tutto il presbitero è chiuso quasi, no? E questo è un aspetto del mistero. I primi nel cristianesimo che hanno abolito una lingua liturgica sacra era Martino Lutero, per concezione che la liturgia per Martin Lutero, i luterani e i protestanti, non è una adorazione, ma è una semplicemente una istruzione. Tutto il culto protestante e luterano è una predica, una istruzione. E per questo mi sembra che questo è una grande perdita, la perdita del latino, che è contrario al desiderio esplicito del Concilio Vaticano II, che diceva la lingua latina deve, non può, ma deve rimanere nei riti della Chiesa, anche dopo il Concilio. E sì, per questo mi sembra che dobbiamo recuperare, anche tranne l'aspetto pratico di globalizzazione di viaggi, per trovarci un'altra esperienza, vi dico, questi tedeschi dove io sono meanti nati, quella parte della antico impero russo, più di 100 anni fa, un gruppo di questi tedeschi sono immigrati in Argentina. Hanno saputo soltanto la lingua tedesca e niente più. Ma nei loro villaggi, dove sono vissuti, la liturgia era latina, 100 anni fa, tutto latino. E quando sono venuti in Argentina, sentivano una grande nostalgia per i loro villaggi nativi e hanno cominciato a piangere di tristezza in un mondo nuovo, non capiscono la lingua. E quando a domenica sono andate nella chiesa, perché argentini sono cattolici, loro sono anche cattolici, andavano nella chiesa, nella messa, e sentivano
la messa, ha detto, ma è come nel nostro villaggio natale, la messa stessa, la stessa lingua. E hanno cominciato a piangere di gioia e hanno detto, adesso ci sentiamo in casa, non dobbiamo più ritornare ai nostri villaggi là. Vorrei aggiungere una cosa sulla questione della lingua. Vedete, oggi tutti noi subiamo l'inglese perché abbiamo bisogno di uno strumento di comunicazione il più ampio possibile, perché appartiene all'esigenza dell'essere umano il poter comunicare con facilità. Ora, noi come cristiani, prima il dottor Camilleri ha fatto l'esempio dei musulmani. I musulmani dicono le preghiere in arabo, anche i musulmani turchi, anche cioè quelli che non sono arabi, anche i musulmani indonesiani e così via, perché per loro solo in arabo si può pregare Dio. Ebbene, loro dicono che siccome in paradiso si parla l'arabo, quindi conseguentemente uno che non sa l'arabo non andrà in paradiso. Io ho fatto un esame anche, ho superato 20 parole di arabo e mi hanno detto che andrò in paradiso quello dei musulmani, almeno in quello dei musulmani. No, sul serio, eh? Allora, no, perché uno dice, senti, lingua sacra, che vuol dire lingua sacra? Cosa significa? Significa una lingua che ha, come ha detto Sua Eccellenza, quel grado di ineffabilità, cioè che va oltre le parole, no? Cioè che dice più di quello che tu capisci. Perché, vedete, vorrei fare un altro esempio. Un ragazzo che studia giurisprudenza deve imparare un lessico specifico, come qualsiasi branca, come il medico, come l'ingegnere. Non basta la lingua italiana, devi imparare l'italiano giuridico, devi imparare l'italiano medico e così via, o l'italiano commerciale. Perché? Perché non basta la semplice lingua italiana. Se uno non possiede il lessico specifico, non può maneggiare la materia. Ora, c'è il lessico liturgico. Cioè, cos'è il lessico liturgico? La lingua particolare con cui noi parliamo con Dio e parliamo di Dio. E credere che la traduzione, come dire, nelle stesse parole della lingua parlata, renda il significato teologico, spirituale, liturgico, mistico, eccetera, della lingua latina, non è possibile. Perché? Perché la lingua latina, come qualsiasi lingua specifica, nei secoli si è caricata di tutto un portato, diciamo, noi diciamo una parola, sacro. Cosa vuol dire sacro? Ricco di presenza spirituale, di questo di lingua sacra. Cioè, che tu quando l'ascolti è come quando uno sente i monaci che cantano.